Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Venezia. Erano più di 25.000 ieri a mezzogiorno ad attendere il volo dell'Angelo 2020 ed è stata Linda Pani a scendere dalla loggia del campanile di San Marco quest'anno, protagonista indiscussa di quello che da sempre è l'appuntamento più atteso e partecipato del Carnevale di Venezia. A precedere l'evento, il corteo del Doge a cura del CERS, Consorzio Europeo di Evocazioni Storiche, con oltre 250 figuranti in abiti storici provenienti dall'Italia e dall'estero. Grande anche l'impegno da parte delle forze dell'ordine, che ha visto la partecipazione di 120 uomini e donne della polizia locale, 120 steward di Vela Spa e operatori dedicati, 30 addetti crew e safety management, 70 volontari di protezione civile e diverse unità del personale sanitario del SUEM e della Croce Verde. Si è svolta questa mattina a Dolo la cerimonia di inaugurazione del centro di documentazione e inchiesta sulla criminalità organizzata del Veneto. Presente all'evento la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha dichiarato: "Il tessuto economico di piccole e medie imprese è un richiamo per coloro che fanno parte della criminalità organizzata e il Nord in questo non è esente. Si tratta di una questione che investe tutto il tessuto sociale. La cultura della legalità deve penetrare dentro ognuno di noi perché tante volte si fa finta di non vedere. Ancora 6 mesi senza far nulla e lo perdiamo. Mi piange il cuore a vederlo in questo stato. È il commento del consigliere Maurizio Crovato relativo al trabacolo Concordia che da circa una settimana si trova arenato alla baia di Forte Marghera. Stando a quanto dichiarato dal consigliere di municipalità Paolo Kuman, il trabacolo, imbarcazione da pesca tipica del medio e alto mare Adriatico, sarebbe irrecuperabile per la navigazione, ma un'idea di utilizzo c'è e sarebbe quella di farlo diventare un museo galleggiante. Ma per realizzare questo progetto è necessario intervenire immediatamente. Previsto per domenica prossima, 23 febbraio, un raduno di barche davanti al trabacolo per sollecitare i provvedimenti indispensabili alla sua salvaguardia. Si è svolto ieri, in occasione della 50ª edizione della Fiera dell'Alto Adriatico, il convegno di Unionmare Veneto, dal titolo Sinergie tra enti locali e imprese turistiche per lo sviluppo e la tutela della costa veneta. L'incontro, che ha visto riunite associazioni di categoria e amministrazioni pubbliche, ha posto il focus sulla necessità di convogliare un numero sempre maggiore di risorse economiche a supporto dello sviluppo e della salvaguardia delle nostre spiagge. Tra i presenti all'evento, oltre al presidente di Unionmare Veneto Alessandro Berton, anche Antonio Capacchione, presidente nazionale del Sindacato Italiano Balneari, e Gianluca Forcolin, vicepresidente della Regione Veneto. Sentiamo. Oggi abbiamo voluto creare le basi per un grande momento di condivisione. È giusto che a questo tavolo si siedano tutti gli attori. Dobbiamo avere al nostro fianco la conferenza dei sindaci, le amministrazioni comunali, la Regione Veneto. Tutte le parti interessate devono lavorare assieme per poter dare le migliori risposte e mettere in sicurezza un comparto che rappresenta da solo quasi il 50% di quello che è l'indotto turistico della Regione Veneto. Il prossimo step ci auguriamo sarà quello di trovare e di identificare delle risorse concrete da un punto di vista economico, di creare dei capitoli di spesa adeguati e dedicati unicamente al turismo. La consapevolezza della scarsità delle risorse naturali, della fragilità del nostro sistema costiero deve essere un campanello d'allarme. Dobbiamo capire che le coste vanno tutelate per tutelare il fenomeno turistico. Se non c'è spiaggia, non c'è fenomeno turistico, verrebbe a mancare una parte fondamentale di quella che è di fatto la prima industria della nostra regione. Veneto, motore turistico d'Italia, ricordiamolo, di questo primato la costa veneta rappresenta un 50%. È arrivato il momento di mettere sul piatto un'attenzione sempre maggiore per quello che è uno dei comparti più importanti e strategici dell'economia del nostro territorio. Il biglietto da visita per i nostri operatori, per le spiagge e per il mondo del turismo è la spiaggia. Poi c'è un indotto, ci sono tanti grandi imprenditori, ci sono tanto fermento, il mondo economico fa la sua parte, ma quello che noi andiamo a vendere al mondo, ai competitor fuori, è questa cartolina. Non può essere la cartolina devastata da un'erosione costiera, per cui c'è bisogno di intervenire, c'è bisogno di cominciare a mettere mano ai cosiddetti progetti strutturali. Questi progetti strutturali partono appunto da finanziamenti, ma i finanziamenti
finanziamenti, è un cane un po' che si morde la coda, i finanziamenti non partono se non ci sono i progetti pronti. Quindi questo studio è importante, questo aggiornamento ci consentirà di mettere in moto all'interno delle 20 celle, così le chiamano i professionisti, perché ogni zona del litorale è ben definito e anche particolare rispetto ad altre, in modo tale da capirci, Rosolina non è uguale a Bibione, non è uguale a Caorle, non è uguale a Jesolo, dove magari ci sono Caorle, una spiaggia levante e ponente, una che cresce e una che cala, e quindi c'è bisogno di un intervento mirato sulla località. Quindi questo sarà l'aspetto, creare il progetto pronto, adeguato, cercare col commissario, quindi col presidente Zaia e con quelle risorse che è stato in grado di portare a casa dal governo, ricordo 1 miliardo in 3 anni, di mettere mano a queste risorse per cominciare a fare progetti strutturali e sperimentali. Solo così potremmo cominciare a dare una cartolina a 365 giorni all'anno diversa da quella che purtroppo, ai noi, a ottobre-novembre siamo abituati a vedere sulle nostre spiagge. Gli operatori ci chiedono questo e credo che il convegno di oggi abbia messo insieme però tutti gli operatori, ma soprattutto tutte le parti coinvolte, e quindi se è un gioco di squadra, oggi c'era la politica, le istituzioni, il territorio, le associazioni del mondo economico, gli operatori, gli imprenditori, vuol dire praticamente una filiera importante, e se il buongiorno si vede da mattino credo che oggi sia stata una giornata proficua. Passiamo ora alla cronaca. Lo scorso sabato sono scattate le manette per 3 donne di nazionalità bulgara sorprese dagli agenti della municipale ad aprire una borsa per appropriarsi di un portafogli. Salgono così a 7 i ladri colti dagli agenti della polizia locale in flagranza di reato durante i festeggiamenti del Carnevale di Venezia. Ad essere arrestate la 44enne BGS, la 31enne SSG e la 30enne IMP. Nel pomeriggio di sabato le 3 donne, coperte da larghe sciarpe usate per celare la propria identità, si aggiravano con fare sospetto all'interno di negozi affollati di gente. Dopo 2 tentativi falliti, il primo sul ponte delle Guglie e il secondo nei camerini di un negozio di vestiti, il trio è riuscito a mettere a segno il colpo in una bottega di guanti in zona Santa Fosca, circondando e derubando una turista giapponese. Immediato l'intervento della polizia locale, che ha arrestato le 3 donne nei pressi di Piazza San Marco mentre si stavano dividendo i proventi del furto. I carabinieri di Marcon e del nucleo operativo e radiomobile di Mestre stanno passando al vaglio proprio in queste ore le testimonianze e le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare il rapinatore che alle 6 di questa mattina ha aggredito e derubato CD, 31enne di nazionalità cinese, gestore del bar Sole e Luna di Piazza Municipio a Marcon. Varcate all'alba le soglie del locale, il malvivente ha puntato una pistola contro il titolare, intimandogli di consegnare l'incasso. Ottenuti 400 euro, il rapinatore avrebbe colpito l'uomo con il calcio della pistola per poi darsi alla fuga. 4 etti di cocaina e più di 1000 euro in contanti sono stati ritrovati all'interno di un appartamento a Porto Santa Margherita di Caorle. A finire in manette per detenzione e spaccio di stupefacenti un 34enne venezuelano e un 43enne colombiano, soliti operare nella zona di Mestre, che da diversi giorni nell'occhio del mirino dei carabinieri si sono visti bussare questa mattina alla porta di casa. E concludiamo come sempre con lo sport, annunciando con orgoglio la conquista della Coppa Italia di una agguerritissima Reyer che, dopo la vittoria contro Armani in semifinale, vola a Pesaro e trionfa con un 67-73 finale sull'Happy Casa Brindisi, aggiudicandosi così il più che meritato titolo. Una partita di altissimo spessore a livello difensivo, il cui risultato è stato dedicato dal sindaco Luigi Brugnaro ai veneziani e alla città di Venezia, colpiti dall'acqua alta straordinaria dello scorso novembre. Grande soddisfazione, non c'è niente che da dire, una grande soddisfazione perché credo che abbiamo giocato una grande Coppa Italia, soprattutto per come siamo arrivati con difficoltà, con senso però di grande umiltà da parte di tutti. Credo che la squadra abbia dimostrato ancora una volta quanto essere coesi e essere sulla stessa riga con tutto lo staff permetta poi di fare delle cose tecniche in campo di alto livello. Stasera abbiamo fatto un'altra grande prestazione difensiva, perché tenere Brindisi a 67 punti, alla quale vanno i miei complimenti, perché come diceva Frank, intanto l'importante è esserci, poi è naturale che nella finale vince soltanto uno, ma ha solo perso, cioè non è sconfitto, e questo non lo dico per retorica, chi mi conosce lo sa. Quindi complimenti a Brindisi perché ha giocato un'altra grande Coppa Italia, complimenti ai suoi splendidi tifosi. Noi credo che però abbiamo giocato una partita difensiva
veramente di alto livello, cercando di limitare molto bene, con tanti raddoppi, con tante rotazioni, alternando uomo e zona, e questo ci ha pagato perché poi tanti punti di Brindisi sono venuti ai tiri liberi, ma pochissime su azioni costruite. E devo ringraziare i miei giocatori perché veramente mi seguono in tutto, e quindi quando poi proponi delle cose tecnico-tattiche sul campo, se non hai questa connessione con i giocatori, è impossibile farlo. Abbiamo scelto di riconfermare il gruppo che ha vinto lo scudetto, e questo è quello che torna indietro quando tutti ci hanno criticato in maniera profonda, e queste critiche mi hanno fatto riflettere, mi fanno riflettere e continueranno a farmi riflettere. Ma detto questo, il ringraziamento va ai giocatori, va al club, nella figura della proprietà, quindi Casarin, Patron Brugnano, che è il nostro primo tifoso, perché è una società che quando le cose non vanno bene si compatta senza proclami, e soprattutto guarda alle persone prima che non ai giocatori o ai professionisti. Questo per noi ha sempre fatto la differenza in questi ultimi 4-5 anni, e credo che continuerà a farlo, quindi dobbiamo goderci quest'epoca. E per questa edizione è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi lascio ora alle notizie da Padova con il nostro direttore Massimo Righetto e vi auguro una buona serata.